Parliamo di asteroidi, perché a molti, se si dice asteroide, viene in mente il rischio che uno di questi sassi giganteschi si schianti sulla Terra facendoci fare la fine dei dinosauri. Invece ci sono tante altre cose da sapere, e allora è stata organizzata la giornata mondiale dell'asteroide. Ci spiega tutto Luciana Parisi. Il suo nome è Nibiru ed è una delle più voluminose balle spaziali che attraversa il World Wide Web. Nel 2012 già si profetizzava che il fantomatico asteroide avrebbe portato l'apocalisse. Nibiru is not real. La NASA aveva diffuso questo video proprio per smentire i profeti di sventura, sedicenti astrofisici, che ne annunciavano il catastrofico atterraggio. Per contrastare bufale di questo tenore, nel 2015 è stato istituito l'Asteroid Day, che ricorda il 30 giugno di 110 anni fa, quando un vero asteroide precipitò a Tunguska in Siberia, distruggendo milioni di alberi senza uccidere, per fortuna, un solo essere umano. Anche nel nostro paese, per l'occasione, l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea e l'Osservatorio Europeo Astrale organizzano dirette web per scrutare lo spazio alla ricerca di questi piccoli corpi celesti, residui del disco protoplanetario, che non sono stati incorporati nei pianeti e che continuano così a bighellonare nello spazio, generando però umana apprensione. A Milano si sta mettendo a punto questo telescopio FlyEye, che può individuare a 1 milione di chilometri di distanza oggetti grandi quanto una pallina da tennis. Alla fine dell'anno prossimo sarà collocato nel Parco Astronomico delle Madonie in Sicilia e servirà a dare la sveglia al mondo intero in caso di rischiosi avvicinamenti, che non avverranno prima di 100 anni, dice l'ESA. Per ora, insomma, possiamo tirare il fiato. Beh, visto che stasera non cadrà nessun asteroide, vi ricordo che il TG3 ritorna alle 23:15. Per ora abbiamo finito, grazie per averci seguito e buona serata.